Macchina in movimento. Il betting, come diciamo, è orientato in maniera decisa su First Store, che quindi mantiene il ruolo di netto favorito della corsa. 250 al lancio. Problemi per Falco Indal e problemi per Fortune Indal. Allo stacco è veloce con il 3 Fedora Fas che si porta a condurre nei confronti di First Thor, poi più indietro Fabregas e via via gli altri. Si va così lungo la piegata di destra con adesso la mossa da parte di First Thor che va al lato di Fedora Fas per rilevare il comando delle operazioni. Impresa che gradualmente viene portata a termine, così, dopo 400 metri in 32,7 al comando First Thor davanti a Fedora Fas, quindi via via gli altri. Plotone in fila indiana, rimasto lontano e fuori gara con il numero 1 Fortune Indal. Si va così ad affrontare la piegata di sinistra con First Thor al comando. Intanto dal fondo del gruppo ha messo la figura all'esterno Frauser Bargal che prova ad andare in risalita esterna, ma poi si aggancia anche con un avversario. Si va così adesso di fronte, davanti alle tribune, sempre al comando First Thor nei confronti di Fedora Fas e Fabregas. Il chilometro da parte del leader va via nell'ordine dell'1,22, pena abbondanti, quindi andatura di tutto comodo. Ora dalle retrovie provano ad avanzare Flora in anticipo su Frauser Bargal. 800 al traguardo con davanti sempre First Thor. Ora Faruser Bargar che è andato in terza corsia per aggirare Flora. E intanto c'è la mezza ruota di Fedora Fas che poi va deciso al lato del battistrada quando siamo ai 600 conclusivi, 32 e mezzo. Con Fedora Fas che sembra molto incisiva su First Thor, che per ora fatica a reagire, poi si riprende con il vantaggio della corda. I due si staccano in lotta dal resto della compagnia con First Thor all'interno e Fedora Fas all'esterno. First Thor che ora è rimontata all'interno l'avversaria. Quando si va agli ultimi 200 di corsa con First Thor che ora ha reagito prontamente alla compagna di allenamento, ma First Thor nel finale emerge, si distacca, ne guadagna via via 3-4 di margine e viene a concludere First Thor nei confronti di Fedora Fas, mentre per il terzo a distanza c'è Fabregas. 2,39 sul cronometro, nell'ordine dell'1,18 appena abbondante la media per quel che riguarda First Thor, Antonio Simioli, Vincenzo Palumbo al treno in colori della signora Nunzia Marzano per questo figlio di Marajà e Claudette B. Cavallo dalla progressione lunga, che di fronte ha subito un po' l'attacco di Fedora Fassa, poi si è ripreso lungo i birilli e ha guadagnato margine più che rassicurante nei confronti dell'avversaria che comunque ben si disimpegna al secondo posto. 2-3-7 l'ordine di arrivo per quel che riguarda questa prima dall'ippodromo delle Capannelle, è tutto.